Bene, buongiorno, sono Francesco Blasi, sono professore di malattie respiratorie presso l'Università degli Studi di Milano e direttore del Dipartimento di Fisiopatologia e Trapianti della stessa università. Oggi parleremo di asma e BPCO e daremo anche uno sguardo a quelle che sono le problematiche relative all'aderenza alla terapia come uno dei punti fondamentali nella gestione dei nostri pazienti. Se andiamo a prendere quelle che sono le ultime definizioni di asma e in particolare prendiamo le raccomandazioni e linee guida GINA del 2014, che in realtà sono state aggiornate da poco, ma che hanno mantenuto questa definizione, si dice che l'asma è una malattia eterogenea. Questo è un punto interessante per quanto riguarda l'asma, perché è una malattia che è sì caratterizzata usualmente da infiammazione cronica, ma quello che è importante è che presenta una espressione di malattia che spesso è molto eterogenea, ma non solo l'espressione di malattia, ma anche quelle che sono le sue radici fisiopatologiche. In realtà, quando noi parliamo di asma e consideriamo i sintomi dell'asma, spesso questi sintomi non sono specifici. E in realtà questo è legato anche al tipo di terapia che facciamo, che fanno i nostri pazienti. In particolare i broncodilatatori in realtà possono coprire in parte quella che è la problematica della sintomatologia. Dall'altra parte sappiamo che la nascita dell'asma è diversa, abbiamo l'asma atopico, l'asma non atopico, abbiamo l'asma del giovane, l'asma dei pazienti più anziani. E queste cose spesso si interagiscono tra di loro e si intersecano in modo da rendere un pochino più difficile quella che è la classificazione dei nostri pazienti. D'altra parte, questo è anche correlato con quelle che sono le problematiche di fisiopatologia e di patogenesi della malattia, per cui abbiamo diversi aspetti riguardanti la infiammazione aerea. Abbiamo detto che spesso possiamo avere anche delle forme asmatiche non infiammatorie o pouch infiammatorie, tanto che nella definizione abbiamo detto usualmente associate a infiammazione cronica. Quindi questi sono dei dati importanti. Dall'altra parte c'è l'importanza di quella che è la valutazione funzionale, quindi l'utilizzazione dei test funzionali, la identificazione dell'ostruzione reversibile, dell'iperresponsività, dell'iperreattività e quello che noi sappiamo come punto fondamentale, come esperienza clinica, è come la funzione polmonare in questi soggetti può variare in maniera importante nel tempo. Qual è l'epidemiologia? Quello che noi sappiamo dell'asma è che l'asma è una malattia molto diffusa, circa il 5% della popolazione è affetta da asma e ci sono paesi in cui questa malattia è più diffusa, altri paesi in cui è meno diffusa, ma quello che è interessante è che in alcuni paesi si assiste in questo momento a una riduzione dell'incidenza dell'asma e in altri paesi invece si assiste a un aumento dell'incidenza di asma e quindi della sua prevalenza. Quali sono le caratteristiche più importanti a carico della distribuzione delle problematiche di tipo anatomopatologico nell'asma? Beh, intanto abbiamo diverse, è un puzzle interessante perché passiamo dall'ispessimento della membrana basale, che è un punto molto importante, all'ipertrofia e l'iperplasia della muscolatura liscia, abbiamo una neoangiogenesi e vasodilatazione che comporta una compressione delle vie aeree, abbiamo l'edema della mucosa e della sottomucosa legata anche all'infiltrazione cellulare nelle forme infiammatorie. Abbiamo i tappi di muco nel lume, che è un altro punto importante, e una iperplasia di quelle che sono le ghiandole a livello della sottomucosa e delle cellule mucipare caliciformi. È un puzzle anche quello che sono i fattori di rischio dell'asma. In realtà noi sappiamo che ci sono diversi fattori di rischio che sono correlati con l'asma, che vanno dagli allergeni agli agenti inquinanti. In questo periodo abbiamo una forte presa sulla stampa dell'inquinamento legato ai cambiamenti climatici, però certamente l'inquinamento è importante, il fumo di tabacco è certamente importante, gli stili di vita, i farmaci, l'intolleranza ai farmaci, come per esempio all'acido acetilsalicilico, sono importanti, le infezioni virali, soprattutto in età pediatrica, le infezioni batteriche a volte in età più adulta. Sappiamo che l'esposizione occupazionale è legata all'insorgenza di asma. E
E certamente lo stress, tutto questo sulla base di quella che è la suscettibilità genetica che è presente in questi soggetti. Come si fa la diagnosi? Certamente ci basiamo sull'anamnesi e l'insieme della sintomatologia presentata dal paziente, ovviamente l'esame obiettivo e la parte funzionale, le prove di funzionalità respiratoria, dove andremo a valutare la spirometria, il test di reversibilità ed eventualmente il test di provocazione bronchiale specifico. Dobbiamo certamente identificare i fattori di rischio e eventualmente fare altre indagini per definire l'origine dell'asma in atopico, non atopico e così via. Sappiamo che la divisione atopica-non atopica è una divisione molto importante, ma che poi discuteremo insieme se è così netta la divisione. Sappiamo che l'asma atopica è legata a un interessamento soprattutto della via TH2, l'asma non atopica è più coinvolgente la via TH1 e questo comporta un tipo di infiammazione, di stimolazione interleuchine e chemochine diversa nei due aspetti. In particolare il TH2 avremo una cellula che è l'eosinofilo a gestire sostanzialmente la problematica dell'asma. Nella forma non atopica, il neutrofilo sarà la cellula di riferimento. Però noi dobbiamo tener conto che alla base c'è sicuramente la suscettibilità genetica, ma poi il fenotipo che ne viene fuori è diverso dipendendo da diverse esposizioni e di interazione con l'ambiente che vanno dal tipo di esposizione alla diversa risposta immunitaria. E questo comporta poi una diversa risposta a carico delle strutture bronchiali, in particolare a carico dei muscoli, delle cellule infiammatorie e a livello epiteliale, che comportano una diversa espressione della malattia. Questo articolo di Lancet è molto importante perché è una review che mette un po' il punto sulla definizione del fenotipo, soprattutto nell'adulto, e qui si fa una differenziazione tra quella che è l'espressione dell'asma nel bambino e nell'adulto, in cui, come vedete, ci sono l'interazione e l'intersecazione di diversi fattori e diverse espressioni della malattia che ovviamente fanno sì che il fenotipo non sia così semplice da identificare, perché certamente ci sono diverse interazioni tra l'allergia e le forme non allergiche, dove l'allergia sicuramente gioca un ruolo molto importante nella fase iniziale del bambino ed è meno importante in quello che è l'insorgenza dell'asma nell'adulto, tuttavia è presente in tutte e due. Ora, abbiamo parlato prima di infiammazione dicendo che l'asma può essere anche pauci infiammatorio, in realtà questo è un quadro pubblicato su Blue Journal nel 2008 che è diventato praticamente un punto di importante di discussione mettendo insieme nei due assi, da una parte i sintomi e dall'altra parte il livello infiammatorio, dove vediamo che c'è una parte concordante dove i sintomi aumentano all'aumentare dell'infiammazione e altre invece che sono, per esempio, l'asma soprattutto di tipo infiammatorio, dove abbiamo molta infiammazione e pochi sintomi, e invece una parte di malattie in cui ci sono sintomatologie importanti, dove però se andiamo a cercare l'infiammazione è scarsa, quindi soprattutto a livello eosinofilo è bassa l'infiammazione. Questo soprattutto per esempio nell'obeso, dove i sintomi sono prevalenti rispetto al tipo di infiammazione. Quindi certamente bisogna stare attenti. Il controllo dell'asma è un altro punto importante che è sottolineato dalle linee guida GINA e certamente uno dei punti fondamentali, soprattutto per l'approccio terapeutico, è la valutazione del controllo dell'asma, perché è chiaro che il paziente non controllato è il paziente che più facilmente va incontro a riacutizzazioni gravi e necessita una maggiore attenzione da parte del medico e del curante. Come valutiamo la malattia? Beh, la malattia possiamo utilizzare una serie di questionari molto semplici come la CT, la CQ e altri che ci consentono di controllare, di far controllare al paziente stesso la propria malattia e quindi dare un segnale di asma non controllato sia al paziente che al medico e quindi mettere insieme questa alleanza terapeutica tra medico e paziente attraverso un meccanismo molto semplice di utilizzazione dei questionari.
Concludendo sull'asma, quali sono i fatti che sappiamo? È certamente una malattia cronica che disturba quella che è l'attività di ogni giorno dei nostri pazienti e può incidere in maniera anche importante su quella che è la qualità della vita, ha potenzialmente delle conseguenze a lungo termine. Quello che sappiamo è che la gran parte dei pazienti risponde bene al trattamento con basse o medie dosi di corticosteroidi inalatorio. Tuttavia, anche se l'asma in generale può essere ben controllato, tuttavia ci sono un grosso numero di pazienti che hanno un controllo inadeguato, in cui la mancanza di controllo interagisce in maniera importante su quella che è la qualità della vita, e questo è legato sia al tipo di malattia che abbiamo di fronte, sia spesso a un controllo inadeguato legato alla carenza di compliance e aderenza da parte del paziente o uno stile di vita che non consente un adeguato controllo. All'interno di questi pazienti noi sappiamo circa meno del 10% ha il cosiddetto asma grave. L'asma grave è una malattia che necessita un controllo importante, spesso in centri di riferimento. Quindi teniamo presente che c'è un piccolo numero di pazienti tra il 7 e l'8% di solito si dice che necessita un'attenzione particolare perché sono affetti da asma grave, dove l'intervento di centri specializzati è importante. Passiamo adesso a valutare la BPCO. La BPCO, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, queste sono le raccomandazioni italiane delle società scientifiche, sia pneumologiche che di medicina generale, che hanno ricevuto il supporto e l'endorsement della Agenas, in cui si dice che la BPCO è una condizione patologica, quindi non una malattia, ma una condizione patologica dell'apparato respiratorio che è caratterizzata da ostruzione al flusso aereo, che è cronico, non completamente reversibile e che è legata in varia misura all'interessamento dei grossi bronchi, quindi bronchite cronica, dei piccoli bronchi e quindi una malattia delle piccole vie aeree e del parenchima polmonare, l'enfisema. Questo è alla base, questa la patogenesi, poi del tipo di approccio che noi dovremmo avere nei nostri pazienti. In questo momento tutti gli studi clinici mettono insieme tutti questi pazienti, utilizzando un unico cesto per vedere se i farmaci funzionano. In realtà probabilmente il futuro è quello di una terapia mirata sulle diverse patogenesi e sulle diverse problematiche anatomopatologiche legate al paziente e quindi che condizionano quelli che sono gli aspetti clinici del nostro paziente di vita. Quello che noi sappiamo a livello epidemiologico è che nel mondo ci sono circa 300 milioni di pazienti con BPCO, che la BPCO è all'interno del quadro delle varie malattie croniche un'importante causa di disabilità e di morte, anche se per fortuna, date le nuove terapie, in realtà la mortalità, soprattutto nell'uomo, è in riduzione. Questo è vero nel mondo e in Europa in particolare, però in alcuni paesi in realtà il trend è il contrario, cioè è in aumento. Questo è legato all'abitudine, soprattutto all'abitudine al fumo e alla disponibilità dei farmaci. In ogni caso, la BPCO è la terza causa di morte nel mondo, quindi ancora adesso è un importante evento e malattia, e seconda solo alle malattie cardio e cerebrovascolari. D'altra parte, un altro punto importante è la sottodiagnosi. Tutti gli studi epidemiologici che usino il rapporto fisso FEV1 e FEVC sotto il 70% o che usino il lower limit of normality, tutti quegli studi evidenziano che dal 50 al 60% dei pazienti non sono identificati e non sono seguiti in maniera dai medici e non sono trattati. E questo è un dato importante che rende conto del mancato controllo della malattia a livello epidemiologico, legato proprio al fatto che la gran parte dei pazienti in realtà non sono identificati e quindi l'importanza di quello che è il case finding soprattutto da parte dei medici di medicina generale. Dicevamo delle differenze di origine della malattia che esprimono poi in quadri che
che possono essere più o meno distinti, come quello del blue bloater e del pink puffer che qui vediamo, e certamente questi sono pazienti diversi che hanno diverse alterazioni funzionali ed organiche e che probabilmente meriterebbero un approccio terapeutico diverso. In realtà, quando noi parliamo dei fenotipi classici, forse dobbiamo pensare anche ad altre cose. Il fatto che la BPCO spesso è associata a altre malattie. È associata, o forse la BPCO causa altre malattie, perché in realtà la BPCO in quanto tale induce un'ipossia, l'ipossiemia, l'ipossiemia stessa è in grado di indurre tutte le alterazioni, in particolare a livello cardiovascolare, a livello muscolare, a livello osseo, che sono caratteristiche di questi pazienti, e certamente anche le terapie che noi applichiamo nella BPCO possono avere un'incidenza importante in quello che è lo sviluppo di alcune di queste malattie. E quindi la valutazione corretta del nostro paziente ovviamente non può prescindere dalla valutazione di quelle che sono le malattie che fanno da corollario alla broncopneumopatia cronica ostruttiva. Un punto interessante che mette insieme BPCO e asma è la cosiddetta ACOS, o Asthma COPD Overlap Syndrome. In realtà questa è una interessante ipotesi che sta subendo una revisione importante. Devo dire, io ritengo che questa non esista in realtà, la ACOS, è semplicemente una mettere insieme, come spesso succede, mele e pere. In realtà queste sono questo che vi presento è una review, è un point of view su New England pubblicato recentemente, che dimostra in realtà come certamente esistono la BPCO e l'asma, che hanno una fisiopatologia e una eziopatogenesi diversa, e che si possono a un certo punto trovare dei pazienti che, venendo dall'asma, sviluppano la BPCO, per esempio l'asmatico fumatore, e si possono avere dei pazienti BPCO dove esiste un'infiammazione di tipo eosinofilo, dove riscontriamo alcune delle caratteristiche dell'asma, come per esempio la iperreattività bronchiale e una certa maggiore reversibilità. Però in realtà i dati che abbiamo a disposizione non confermano quelle che sono le conclusioni degli autori di questo editoriale, che dicono che in realtà non ci sono ancora dati sufficienti per definire una definizione standard di ACOS, e che in realtà probabilmente le malattie asma e BPCO andrebbero distinte in maniera importante per poter utilizzare il miglior trattamento per ciascuna delle due. L'ultimo punto che voglio toccare oggi è l'aderenza. L'aderenza che cos'è? È il livello di compliance del paziente alla terapia prescritta. Quindi, mentre la compliance è semplicemente il fatto che io do al paziente il farmaco e il paziente obbedisce alla mia indicazione, l'aderenza comporta in realtà qualcosa di più, comporta un'alleanza fra medico e paziente e la capacità di prendere su di sé la propria malattia e quindi il trattamento. È chiaro che tra la terapia efficace e l'efficace controllo della malattia c'è un punto fondamentale, l'aderenza, perché è chiaro che se il paziente non prende il farmaco è difficile che il farmaco funzioni, e quindi questo è un punto fondamentale. Ed è un punto fondamentale per il costo di gestione delle malattie, perché, questi sono dati americani, la mancata aderenza in genere nelle malattie croniche porta a un aumento dei costi di 100 miliardi di dollari all'anno, legati proprio al fatto che metà circa dei pazienti, in generale, se noi prendiamo le malattie croniche, non è aderente alle terapie. Ora, è chiaro che quando noi gestiamo una malattia cronica dobbiamo passare da una corretta diagnosi, e mi rifaccio qui quindi all'asma e alla BPCO che vanno diagnosticate in maniera importante, valutazione delle comorbidità, come abbiamo detto prima, i parametri funzionali, i sintomi. Certamente dobbiamo tener conto di quello che interessa al nostro paziente, quindi i patient reported outcomes, cioè quello che vuole il mio paziente. Se il mio paziente ha come punto fondamentale quello di andare a comprare il giornale perché la dispnea gli impedisce di uscire di casa, un punto importante del mio trattamento e dell'aderenza, quindi del mio paziente, sarà quello di consentirgli di migliorare la sua performance per arrivare a comprare il giornale. Quindi questo è un dato di cui bisogna sempre tener conto, perché questo incide su quella che è la qualità della vita.
Allora, l'aderenza al trattamento ovviamente è parte di questo e parte del controllo della malattia. D'altra parte, quando noi aumentiamo l'aderenza, sappiamo che aumentiamo il costo immediato, perché ovviamente uso più farmaci, però, e questo rientra in quello che è la sostenibilità del trattamento, ma d'altra parte noi sappiamo che l'aderenza riduce i costi in realtà. Questi sono i dati dell'NHS sull'implementazione delle linee guida NICE, e quello che si vede è che in realtà la mancata aderenza aumenta in maniera significativa i costi di gestione della malattia, e questo incremento è maggiore più passa il tempo, perché ovviamente la malattia peggiora. Se io non sono aderente, la mia malattia va avanti, e quindi questo è un punto fondamentale. Quello che noi sappiamo è che in Italia purtroppo la situazione è molto negativa. Questi sono i dati dell'Osservatorio Nazionale del settembre 2013, in cui c'era un'aderenza del 17,9%. In quelli del 2014 l'aderenza per malattie respiratorie, terapia inalatoria, è scesa, non è salita, è scesa al 14%. Quindi questo è un dato importante, perché se noi prendiamo la BPCO e guardiamo i pazienti che hanno un'aderenza superiore o inferiore all'80%, in realtà c'è un delta di mortalità che è molto importante. Quindi un'aderenza superiore all'80% o inferiore all'80% fa la differenza in termini di mortalità. D'altra parte, le malattie respiratorie sono la prima causa di assenteismo dal lavoro legate alla mancata aderenza al trattamento. Asma e BPCO sono le due malattie in cui possiamo risparmiare di più in termini di assenza dal lavoro se la terapia è adeguata. Cosa abbiamo fatto in Italia? Questo è il progetto PAP, progetto aderenza del paziente, che è un intervento multidisciplinare e multisponsor che è stato supportato dalle maggiori società scientifiche, la SIMER, l'AITO e la SIAICH, quindi allergologiche e respiratorie, per aumentare l'aderenza. Abbiamo fatto uno studio, una survey con la DOXA, che è stato pubblicato su Respiratory Research, in cui siamo andati a vedere quanti soggetti conoscevano la malattia, e quanti, asma o BPCO, e nei soggetti con asma e BPCO qual era l'aderenza. Questi sono i dati all'uso dei device inalatori. Come vedete, se noi chiediamo ai pazienti con asma o BPCO se usano il device per curare, quindi la terapia, il 65% dice che lo usa. Ma se noi andiamo a chiedere a questo 65% quando usa il farmaco, la gran parte dei pazienti lo usa solo al bisogno. Quindi in realtà questo è un dato molto importante, che corrisponde esattamente a quello che abbiamo visto nell'osservatorio, dei dati dell'Osservatorio della Salute, in cui i pazienti in realtà sono poco aderenti alla terapia, lo usano solo in caso di emergenza o al bisogno. E d'altra parte il problema è mancanza di conoscenza. Mancanza di conoscenza del tipo della malattia, e molto probabilmente per il paziente di quelle che sono le complicazioni della mancanza di terapia, di trattamento. L'asma è conosciuto dal 50% della popolazione italiana, la BPCO dal 14%. Questa è la situazione, quindi abbiamo un largo spazio di lavoro. Quali sono le ragioni per la non aderenza? Beh, sono diverse, certamente la difficoltà ad accedere alle visite, il rimborso ovviamente, che non è probabilmente un problema italiano, la cronicità stessa è un problema, perché chiaramente dover prendere il farmaco in continuazione e per lungo periodo, questo è un problema fondamentale. L'educazione del paziente è la prima cosa, come fattore di rischio alla non aderenza. E l'altra cosa è ovviamente passare da un device all'altro, perché anche questo è importante. E in effetti l'educazione è importante, perché se noi diamo in mano il farmaco e facciamo leggere il foglietto illustrativo al paziente e gli diciamo di usare il farmaco, solo il 21% dei pazienti lo sa usare correttamente. Quindi questo ha un impatto importante su quello che è l'aderenza. Se noi educhiamo il nostro paziente, la conoscenza e la capacità di usare il device sale al 52%. Quindi non tantissimo, ma siamo sopra la metà. D'altra parte, se noi facciamo uno switch del device da uno all'altro, abbiamo un aumento di quelli che sono gli effetti collaterali e le problematiche relative alla malattia. Quindi questo è un dato importante, questi sono dati sull'asma, ma si possono riportare sulla BPCO, e questo è un dato fondamentale. Lo switch senza educazione è un problema, perché questa è la problematica che abbiamo di fronte.
un numero di device enorme e ognuno dei quali ha una sua specifica. E questo è riportato nelle linee guida europee, questo è un documento dell'European Respiratory Society, che dice che cosa deve sapere lo specialista quando dà un farmaco inalatorio al paziente. Sono tante cose, deve conoscere i device, deve sapere vantaggi e svantaggi dei farmaci, deve scegliere il device che va bene a quel paziente che ha di fronte, deve utilizzare ovviamente device approvati, deve istruire il paziente, fare il training e fare il follow-up. Non basta vedere il paziente una volta e fargli vedere come funziona il device, bisogna poi seguire e vedere se il paziente si ricorda nel tempo l'uso del device e quindi rivedere l'aderenza del paziente a ogni visita e non passare da un device all'altro senza reistruire il paziente. Bene, come possiamo agire sull'aderenza? Beh, possiamo fare interventi a basso costo e interventi ad alto costo. Gli interventi a basso costo, educazione e condivisione. Questo è l'altro progetto che abbiamo fatto in Italia, la 3C, quindi una campagna nazionale di aderenza. Utilizzando la collaborazione con Federpharma, facendo interventi in farmacia, e questo è un progetto che è in corso, con fisioterapisti che spiegano ai pazienti come usare i device, una parte delle farmacie dove c'è l'intervento e una parte dove non c'è l'intervento, verranno confrontati quello che succederà nel futuro e quello rispetto anche al passato, nell'anno precedente e nell'anno successivo, per vedere se questo tipo di intervento è in grado di aumentare l'aderenza dei nostri pazienti. Poi ci sono interventi ad alto costo, certamente interessanti, per esempio gli SMS. Quello che diciamo è che un text message a day keeps the asthma attack away. Questo è un dato interessante, un SMS ai parenti che ricorda di dare il farmaco al bambino. E questo in effetti porta a una riduzione importante di quelli che sono gli eventi acuti nell'asma. Concludiamo in maniera positiva, se vogliamo. Noi abbiamo una popolazione di pazienti con asma e BPCO. Quello che noi sappiamo è che in questo momento noi trattiamo solo una minoranza dei pazienti, soprattutto se guardiamo la BPCO. E quindi, da una parte abbiamo la scarsa diagnosi o il fatto che il paziente è sconosciuto, e questi sono dati importanti, il 60% dei pazienti con BPCO probabilmente non raggiunge il medico, se non quando peggiora così tanto che è tardi per gestirlo, e poi una parte non è aderente alle terapie. Quindi certamente da una parte questo è un'immagine ne molto negativa, ma dall'altra parte è una grande opportunità per tutti noi, perché un intervento che aumenti la diagnosi e aumenti l'aderenza comporterà sicuramente un miglioramento di quello che cioè la gestione della malattia. E quindi concludendo, abbiamo due malattie croniche respiratorie molto importanti, da una parte l'asma e dall'altra parte la BPCO, in cui dobbiamo lavorare ancora molto per quanto riguarda la diagnosi e la gestione, in particolare nell'asma, per quanto riguarda l'asma grave e non controllato. Per quanto riguarda la BPCO abbiamo un problema di sottodiagnosi, abbiamo un problema di case finding, abbiamo un problema che è comune a asma e BPCO dell'aderenza al trattamento. Quindi, in questo quadro credo che la pneumologia, la medicina in generale, abbia molto da lavorare, ma certamente nel futuro una grande opportunità per la gestione migliore e più approfondita di una larga parte della nostra popolazione che necessita un'attenzione particolare. Grazie per la vostra attenzione.